Come state vedendo, insomma, anche sul sito del Messaggero, diciamo molto prontamente, con grande enfasi. Ovviamente le ricostruzioni stanno un po' cambiando, chiaramente appunto si parla di questo appuntamento. Mi chiedo scusa, abbastanza trapelato, perché vengo da un'altra stanza del giornale. Proprio perché stiamo finendo in questo momento la riunione di redazione, e chiaramente anche noi abbiamo bisogno di adesso. Sono le prime indiscrezioni che arrivano, che filtrano questo interrogatorio, la svolta, come avete visto, nella notte, e queste due 21enni di San Basilio, e quindi c'era quell'ipotesi, insomma, che loro si conoscessero e che ci fosse un incontro relativo appunto ad una questione di droga. Sembra si parli di fumo, insomma, ecco, questo, la definizione è chiaro, credo, lo porgo anche a te la cosa, no? La definizione droga è vaga, è giusto, forse se è così, poi è chiaro, se è così, sì, bisogna capire. Nel caso del fumo è un po' diverso, no? Perché è chiaro che si tocca la sensibilità anche dei familiari del ragazzo, parlando di droga in generale, no? Fumo. Lo capiamo, e d'altro canto purtroppo quelle sono le definizioni sono date, quindi chiaramente è evidente che... Quindi allora sembra che ci fosse un appuntamento tra Luca Sacchi, la fidanzata, e questi due pusher, giusto? Sì, che comunque fossero persone conosciute. Diciamo che una cosa che da ieri sera era apparsa subito agli inquirenti incongrua era questo innalzamento del livello dello scontro con l'utilizzo della pistola. Cioè, per carità, è un tempo, e l'abbiamo raccontato secondo me molto bene in un articolo che ha scritto Michele Allegri, di come effettivamente in questa nostra città, in generale un po' in Italia, ma comunque in questa nostra città, da questo punto di vista, queste pistole circolino un po' troppo facilmente. E quindi questo è un elemento molto, molto interessante, e purtroppo che muta, diciamo, da un cambiamento, una mutazione dei comportamenti, anche di un certo tipo di comportamenti per quanto riguarda le notti romane, ecco, questo volevo dirvelo. Però nello stesso tempo era un po' particolare, un po' strano che per uno scippo, semplice scippo, si potesse arrivare a una risposta armata in questo modo qui. Credo che da lì fosse partita un po' la questione, ovviamente. Poi chiaramente gli inquirenti sono riusciti ad arrivare alle persone responsabili e a questa ricostruzione, che è una ricostruzione che viene fornita al momento dai due fermati di San Basilio, che quindi hanno confessato. Insomma, tra l'altro sembra una persona si sia a sua volta consegnata. Ripeto, stiamo adesso vagliando tutti quanti i particolari anche noi, perché chiaramente la questione è totalmente in corso, come potete immaginare. Quindi certo. Mi vedete cauto, perché ovviamente anche per la giusta osservazione che facevi tu, insomma, qui è un momento nel quale bisogna da una parte raccontare un fatto che ha sconvolto la città, evidentemente, che insomma ieri ci ha cambiato completamente i connotati al nostro giornale, come vedete, lo state vedendo, lo state seguendo, e quindi chiaramente è una cosa della massima importanza. Allora, un'altra cosa ancora, mentre insomma andiamo avanti a chiudere poi la situazione, abbiamo detto, e tu lo raccontavi bene, giusto, è stato scritto anche del livello comunque di ormai quasi senza freni di criminalità, che non esiste più, forse non esiste. Scusa, volevo aggiungere che una delle due sospettati in qualche maniera è stato denunciato la propria madre, che temeva che fosse lui appunto la persona coinvolta nello scontro capitato appunto con Luca Sacchi. Sì, uno dei due infatti credo abbiano fatto bene. Io non so dal punto di vista della legge di quello che consente, ma forse questo significa che potrà avere qualche beneficio poi, no? In termini di potrebbe. Sai, è tutto molto a caldo, quindi questo aspetto, diciamo, sono aspetti che poi in genere vengono valutati con gli avvocati. Non stiamo parlando comunque di persone, diciamo, non stiamo parlando di delinquenti conclamati, ecco, stiamo parlando sono due ventenni, uno 20, l'altro 21, vero? Sono proprio giovanissimi. Sì, sono proprio giovanissimi. 20 e 21, guarda, chiudiamo, Alvaro, solo per dire, se è così, se viene confermato, vengono da San Basilio i due ragazzi. Sì, esatto. Vengono da San Basilio. Una zona che noi spessissimo denunciamo attraverso ascoltatori che intervengono e ce lo segnalano, no? Quello che accade tutti i giorni. È un territorio che da questo punto di vista, diciamo che in generale noi assistiamo
ad un aumento indiscriminato veramente, diciamo, dell'utilizzo di droga, dello spaccio di droga, degli affari legati alla droga e alla parcellizzazione di questo tipo di attività criminale in attività quasi individuali, il che rende per la polizia difficilissima l'individuazione, diciamo, dei flussi, insomma, è anche forse più difficile anche la prevenzione da questo punto di vista qui. Quindi è chiaro che è un allarme sociale fortissimo ed è evidente che ci si debba occupare di questo. Dell'altro giorno una notizia che in percentuale con rispetto agli abitanti a Milano si parlava di una ricerca che ci fosse più un utilizzo di cocaina superiore di quello di Parigi. Quindi, insomma, e Roma comunque dal punto di vista della piazza di spaccio è comunque, ne raccontavamo oggi sul giornale, una piazza di spaccio enorme, e ci sono delle zone, San Basilio è tra queste, Torbella Monaca altrettanto, che diventano delle zone franche quasi. Grazie Alvaro, buon lavoro. Alvaro Moretti, grazie, è chiaro.